Io auguro un buon proseguimento dei lavori e vi passo la parola alla dottoressa Bartolini, grazie. Andiamo all'introduzione che vi avevo preannunciato. Allora, questa è parte del cenno, come vi dicevo, sulle novità legislative e sugli principali documenti in materia di anticorruzione e trasparenza del Comune di Falconara. Qua voi vedete, ma sicuramente li conoscerete, sono i link del... Arrivederci Sindaco, lo salutiamo. Sono i link degli strumenti insomma, di comunicazione Comune di Falconara, il sito internet dove troverete il materiale di oggi, queste slide, il sito Amministrazione Trasparente che è stato proprio istituito da una legge e dove noi siamo obbligati a mettere determinati dati. Questo sito qua, il secondo, ha un contenuto diciamo vincolato, mentre quell'altro, il primo, il sito internet comune, ha un contenuto libero, quindi noi lo popoliamo secondo insomma, le attività che facciamo e quindi si dà più spazio alla attività. Falconara Online che come sapete raccoglie tutti gli eventi turistici, culturali del Falconara, che funziona dove c'è anche il sito Facebook e l'ultimo diciamo creatura è questa qui, è nata l'anno scorso, che funziona bene perché sta, ripeto, arrivata in un anno solo a 1500 iscrizioni, WhatsApp. Dunque qui ho lasciato diciamo l'immagine che la mia collega aveva selezionato per l'immagine dell'alleluia del governo, l'ho trovata a Siena. Spero presto andrò anche io a vedere di persona, è proprio un simbolo insomma degli edifici insomma del buon governo. Dopo ho scoperto che nella stessa sala c'è anche quella del cattivo governo, ma quella non l'abbiamo sicuramente. Andiamo avanti. Allora un attimo, nel 2017 cosa è successo? Ci sono 3-4 disposizioni di legge, noi qua abbiamo diciamo dato solo l'oggetto e la prima disposizione, il 27 maggio, è stato riformato il procedimento disciplinare. Praticamente il procedimento disciplinare è stato, negli ultimi 2-3 anni, molto valorizzato, velocizzato e anche è stata ribadita l'importanza perché è uno strumento molto molto veloce e molto efficace di cui l'amministrazione dispone per poter sanzionare e certi comportamenti corruttivi, perché il procedimento disciplinare ha una velocità e naturalmente persegue anche fattispecie che dal punto di vista penale non vengono perseguite e naturalmente ha dei tempi più brevi, parliamo di 120 giorni, quindi il procedimento deve concludersi entro 120 giorni. Andiamo avanti, al 20 luglio una procedura speciale, licenziamento sprint per i cosiddetti furbetti del cartellino, voi sapete perché in tutti i telegiornali no, ci sono stati video così di dipendenti, tra l'altro molto spesso non so perché erano comunali, ma comunque comunali colti in flagranza di truffe, di danni del comune perché poi andavano, ma anche nell'ASUR sono stati è stata data molta enfasi perché insomma medici, infermieri così che andavano a fare tennis, attività fisica durante l'orario di servizio, in questo caso qui è molto facile procedere al licenziamento. Andiamo avanti. Questo è una disposizione che tutela, da novembre è uscita, c'era già, ma è stata ulteriormente ripetuta, reiterata, che tutela chi fa le segnalazioni, quindi il soggetto, insomma il cosiddetto collaboratore, no? Cioè, il soggetto che fa le segnalazioni è protetto dall'anonimato. Nel caso nostro di Falconara noi abbiamo, può essere il dipendente o il cittadino, questo è il dipendente perché come voi sapete
è molto più facile per un dipendente fare la segnalazione, perché è una persona che sa, conosce l'ambiente, e molto spesso insomma le segnalazioni, gli esposti eccetera, vengono proprio dalle persone che conoscono la realtà che vogliono perseguire. Quindi se fanno le segnalazioni, noi abbiamo due indirizzi, li vedo solo io, non li vede nessun altro, e si può fare la segnalazione e se si è protetti ha un apposito indirizzo. Andiamo avanti. Questa invece è l'indirizzo della posta per i cittadini, quindi anche i cittadini possono segnalare illeciti e naturalmente anche loro godono di tutte le protezioni che sono previste. Andiamo avanti. Ecco, questo qua nella, in materia di amministrazione trasparente nel 2000 e di trasparenza nel 2017 non sono intervenute novità. C'è sempre la legge da già del 25 maggio che ci ha prescritto l'albero della trasparenza, di modificarlo. Noi naturalmente ci siamo adeguati e quindi abbiamo l'obbligo di inserire i dati nel sito, come già stiamo facendo. Andiamo avanti. Questo qui è l'accesso civico. Allora, l'accesso civico è importante perché forse non credo che ne avete stato parlato durante le precedenti giornate, voi sapete c'è il diritto dell'accesso agli atti amministrativi. L'accesso civico praticamente amplia in maniera molto importante la possibilità di accedere ai documenti, perché al di là di avere un interesse, al di là dell'obbligo nostro di pubblicare i dati, il cittadino ha diritto di avere gli stessi documenti che abbiamo noi. Quindi praticamente se un documento esiste, abbiamo i documenti esistenti all'interno del comune di Falconara, ogni cittadino può chiederne gratuitamente copia. Andiamo avanti. Ecco, prima andiamo un attimo indietro, il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere. Questa è una frase del Consiglio di Stato, ci siamo dimenticati di mettere la fonte, ma è il Consiglio di Stato, rappresenta per l'ordinamento una sorta di rivoluzione copernicana. Quindi sapere è un diritto. Quindi qui chiunque può accedere a tutti i dati detenuti dalla pubblica amministrazione nel rispetto di alcuni limiti. Andiamo avanti. La richiesta non richiede motivazione. Noi abbiamo una persona che ha anche istituito un indipendente che lavora con noi, che ha anche un registro per l'accesso e quindi raccoglie le domande e le evadiamo. Andiamo avanti. Quindi passiamo al diritto d'accesso. Dalla 241 l'accesso classico, cioè chi ha interesse. Io faccio per accedere agli atti di una procedura concorsuale dovevo aver partecipato al concorso con la 241, altrimenti io non potevo andarmi a impicciare del concorso a cui non avevo in qualche modo partecipato. Poi c'è l'accesso civico pungolo, nel senso che io chiedo che noto che il comune di Falconara magari non ha pubblicato dei dati relativi ad appalti eccetera, io chiedo al Comune di Falconara di inserire nel sito i dati prescritti dalla legge, quindi accesso civico pubblico. Poi l'accesso civico l'ultimo, cioè io chiedo l'atto perché ho diritto di avere gli stessi documenti che il Comune ha. Andiamo avanti. Questo ve l'ho messa così per curiosità, perché non sapevamo neanche noi prima di fare le slide che non l'abbiamo mai consultato. Qua c'è un sito che è stato, viene gestito dal governo, dove c'è scritto come vengono spesi i soldi pubblici, quindi i nostri soldi. E quindi voi potete vedere il Comune di Falconara, per esempio digitate Comune di Falconara quanto spende per cancelleria e per altre voci. È utile. Sito i soldi pubblici, andiamo avanti. Tutto naturalmente l'accesso, la conoscenza, eccetera, eccetera, però bisogna sempre proteggere
cioè avere cura di non ledere l'altro interesse importante, l'altro valore importante che nel nostro ordinamento abbiamo, che è quello della privacy. Quindi qua ci sono tutte persone con gli scudi davanti, nel senso che bisogna sì diffondere i dati, ma sempre fare in modo che non vengano diffusi dati personali di persone che possono avere un pregiudizio da questa diffusione. Andiamo avanti, questo va bene, ecco un attimo, adesso lascio la parola a Mezzelani. L'ingegner Mezzelani è un ingegnere che si occupa all'interno del comune di Falconara di, dell'informatica, della digitalizzazione, eccetera. Lascio la parola a lui perché è importante, forse voi lo sapete tutti, però c'è un concetto molto importante che è la cittadinanza digitale. E, praticamente voi sapete che l'informatica, il computer, la digitalizzazione sta cambiando insomma la nostra vita, anche il nostro cervello e anche la nostra identità. Quindi lui ci spiegherà un attimo cosa ci succederà da qui a qualche anno. Grazie a dottoressa. Il concetto di cittadinanza digitale è un concetto molto recente, è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge 124 del 2015, che oltretutto è una legge delega, ma all'articolo 1 rubrica carta della cittadinanza digitale. Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene riconosciuta la centralità del cittadino nella relazione con le pubbliche amministrazioni e viene riconosciuto il diritto di cittadinanza digitale. La cittadinanza digitale altro non è che quell'insieme di diritti che i cittadini hanno nell'utilizzo delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni al fine di fruire quei servizi pubblici che le pubbliche amministrazioni espongono ai cittadini e anche per l'accesso ai dati e ai documenti che le stesse detengono. Quindi il panorama che la legge delega diciamo descrive e che poi è stato accolto all'interno, inserito all'interno del CAD, del codice dell'amministrazione digitale, per le persone fisiche e in generale anche i soggetti giuridici al centro di un mosaico di servizi. Questi servizi sono tra i più svariati, vanno dalla presentazione di istanze ai servizi di pagamento, alle comunicazioni e non ultimo alla conservazione stessa dei documenti che essi presentano alle amministrazioni pubbliche. Ora, la norma che ha, diciamo, riordinato, modernizzato il CAD, che è nel decreto legislativo 179 del 2016, poggia le sue diciamo, modifiche su tre aspetti fondamentali che qualcuno ha raccolto nella sigla delle 3C, cioè la cittadinanza digitale, la cultura digitale e la concorrenza digitale. La cittadinanza digitale, in parte abbiamo già parlato, ma non c'è una vera cittadinanza digitale senza una cultura digitale. Cioè cittadini digitali non si nasce, cittadini digitali si diventa. Si diventa approfondendo una conoscenza delle tecnologie e applicandosi all'utilizzo delle tecnologie stesse. Lo stesso CAD promuove e incentiva tutte le azioni che la pubblica amministrazione vorrà porre in essere nello sviluppo della cultura digitale dei suoi cittadini. L'ultimo pilastro, la concorrenza digitale, non è espressamente presente nel CAD, però possiamo in qualche modo diciamo averne menzione dal fatto che la lettera M dell'articolo 1 della legge 179 propone un concetto anch'esso nuovo che tuttavia anche recentemente è stato posto in discussione all'interno dell'amministrazione degli Stati Uniti, cioè la neutralità della tecnologia nel mondo reale. Cioè qualsiasi norma verrà introdotta,
deve necessariamente non vincolarsi a nessun tipo di tecnologia. E questo è un aspetto che forse fino a qualche tempo fa non era per nulla percepito. Non voglio rubare altro tempo, concludo con quattro immagini che riteniamo significative. Questo è l'ufficio pubblico come lo conosciamo oggi, cioè una serie di persone che molto spesso si apprestano a una fila per avere dei servizi. La rivoluzione digitale porta che cosa? Porta a un mondo in cui il cittadino da casa fa e ottiene gli stessi servizi che prima otteneva allo sportello, senza dover muoversi da casa. Tanto di giorno quanto di notte, tanto d'estate quanto di inverno. E potenzialmente tanto il mare. Sindaco estremizzato la sua figura precedente. Questo era il mondo in cui viviamo oggi, cioè un mondo fondamentalmente fatto di carte, di documenti che dobbiamo avere con noi per dimostrare chi siamo. Con la cittadinanza digitale, in realtà, quello che dovremmo dimostrare di essere è già detenuto dalla pubblica amministrazione attraverso uno strumento che è stato introdotto nell'ultima modifica del CAD, che è l'ISPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, non servirà. Nel momento in cui ci presenteremo alla pubblica amministrazione, dover dimostrare chi siamo, perché loro di fatto ci conoscono già, quindi saremo già in questo senso già presenti al loro interno a nostra insaputa, passati in termini, anche se chiaramente quelle informazioni che vengono detenute sono le nostre, quindi le conosciamo bene. Vi ringrazio e restituisco la parola alla dottoressa. Proseguiamo. Adesso faccio una cosa che non dovrei fare. No, perché tanto una margherita non può essere tulipano. Allora, anche se parliamo di digitalizzazione, io ho portato i miei documenti di carta. Perché che è una cosa orribile, però tutto questo che vi diciamo, ecco un attimo, facciamo la copertina, sono riassunti, ci sono tre documenti in cui il comune di Falconara, come tutti i comuni, esplicitano insomma le loro politiche in materia di trasparenza e corruzione. Questa è la copertina, ma la trovate anche sul sito internet. È l'ultimo piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza approvato dal Comune di Falconara l'anno scorso, è in corso di aggiornamento, noi lo manderemo nel giro di 20 giorni, lo pubblicheremo sul sito per eventuali osservazioni, perché questo va aggiornato tutti gli anni. Questo ve l'ho portato così, di carta, perché io ho una certa età e allora l'ho portato di carta. Ecco, questo qui è il piano triennale della prevenzione della corruzione. L'ultimo è stato redatto in linea con le linee guida dell'ANAC, è in corso, come vi ho detto, d'aggiornamento. Quest'anno l'aggiornamento è sugli uffici, abbiamo già cominciato a lavorare sugli aggiornamenti. Quest'anno fortunatamente gli aggiornamenti non sono molto corposi, però lo troverete sul sito per eventuali osservazioni, quindi chi ha eventuali osservazioni le può mandare e ne sarà tenuto conto prima dell'adozione in via definitiva, che è competenza della Giunta. Vi faccio vedere l'indice così per vedere diciamo i contenuti del piano, andiamo avanti, e c'è, vede, la sezione anche della trasparenza che è un capitolo del piano. Oltre al piano della prevenzione della corruzione, andiamo avanti. No, ecco sì, il piano della performance. Allora, tutti gli obiettivi del comune dell'anno sono riassunti, esplicitati in questo documento. Questa è una relazione, la performance
è una relazione in cui vengono individuati gli obiettivi del comune. Quest'anno nel 2017 ai dirigenti sono stati dati determinati obiettivi che riguardavano la carta dei servizi, indagine di soddisfazione dei clienti, e poi però c'è tutta una parte che è molto interessante e che vi invito eventualmente a leggere, dove si vede tutto il comune in cifre, quindi tutti gli indicatori sia di attività, tutte le cose che vengono fatte sono state indicate dal punto di vista quantitativo, quindi qualsiasi attività nostra è stata indicata con un valore numerico. Poi ci sono naturalmente tutti i valori finanziari, ma i soldi che, no, come in una famiglia, i soldi che entrano o che si spendono tutti i mesi non indicano, non so, quanto è andato in bollette, in vestiti o in eventi o in ristorante, quindi è importante, questo documento lo contiene, cioè non solo i soldi spesi ma le cose fatte. Ecco, questa è la relazione, questa è quella l'ultima che abbiamo fatto, è del 2016, ma fra un po' pubblicheremo queste cose qua, le faremo prima delle elezioni, perché come sapete quest'anno è, diciamo, c'è dopo le che ci saranno le elezioni amministrative, quindi qui noi indichiamo a consuntivo, l'altro documento è un documento preventivo, quindi le cose che si prevede di realizzare nell'anno. Qua c'è quello che è stato fatto, quindi se voi volete dentro potete esaminare un attimo il documento un attimo del 2016, ci sono qui indicati tutte le attività. Dica. Sì. Sì. Sì, certo, perché adesso noi è finito il 31 dicembre e faremo, diciamo, prima sicuramente questa è andata a finire a giugno, ecco, quest'anno la faremo prima di giugno sicuramente, e non è, comunque se voi la esaminate non è neanche tanto semplice avere tutti i dati. Perché è molto... Sì, sì, e quindi faremo la relazione del 2017. Un attimo adesso, quindi io ho finito, ecco, e adesso passo la parola all'ingegner Cappannelli, che insieme alla Melina, sì, insieme alle due PO, salite un po', così, sì, ecco, sì. Niente. E dai, non funziona. Si sente? Ah, ok. Sì. Da 9 anni sono dirigente dell'ufficio pubblico del patrimonio e da 5 anche dell'assetto del territorio. Anticipava il segretario, è il territorio, la gestione, il governo, la valorizzazione, l'oggetto di cui ci occupiamo. Io in qualità di dirigente e una serie di collaboratori di cui mi avvalgo e uno di quali si occupa di uno specifico tema, perché il territorio è variegato e ci sono molti argomenti da affrontare. Vedo che ci sono molti ragazzi oggi, mi fa piacere, cercheremo di non annoiarvi perché capisco che l'argomento può non essere, no, però insomma da età penso che facciate le scuole superiori, dico bene, adesso più o meno, forse qualcuno dell'università, non lo so, cerchiamo di vedere cosa può essere utile e anche interessante per voi, perché capisco che a volte l'argomento sia il più comune, e soprattutto rispetto ai software a cui siete occupati, di cui siete abituati voi, che sono molto molto dinamici, molto interessanti, non sempre quelli istituzionali
hanno lo stesso affare. Comunque volevo far illustrarvi, per parlare ovviamente del tema trasparenza, di cosa si compone e di fatto di cosa si occupa un servizio che si occupa del tema. Il terzo settore è quello sopra cercato in rosso e gli argomenti, ma di fatto gli uffici, le tematiche di cui si occupa sono quelli in basso. Abbiamo il patrimonio, al vertice del quale c'è un ingegnere, Giorgio Torelli, che si occupa di tutti i cespiti di immobiliari. Cespiti è una parola difficile, vuol dire tutti i beni immobiliari, i terreni, le case, le scuole, non le vostre perché le vostre sono di competenza provinciale, però insomma di quelle di competenza comunale, asili, elementari. Terreni. Poi abbiamo due unità operative che si occupano di lavori pubblici. La prima si occupa delle strutture, degli stabili, ad esempio questa, le manutenzioni, le ristrutturazioni, oppure le scuole o gli impianti sportivi dove magari vi recate nel pomeriggio e sono addette alle manutenzioni, sono addette alle progettazioni. E la terza, quella che si chiama lavori pubblici e infrastrutture, invece si occupa di tutte quelle che sono infrastrutture a rete, le strade, le prime che mi vengono in mente, la pubblica illuminazione, per quanto di competenza le fognature, insomma tutto quello che è a rete nella città. Ci sono altre tre poi unità operative che si occupano di cose specifiche. La pianificazione territoriale, la quarta in ordine, che è diretta dall'architetto Alessandro Mariccioni, che è qui con me, e che dopo, proprio in tema di trasparenza, vi farà vedere gli esempi di dove andare a cercare i documenti, dove andare a ritrovare gli atti che le amministrazioni pongono in essere. Parliamo di varianti urbanistiche, parliamo della pianificazione del vostro territorio, ma anche i rapporti con altri enti, perché ci sono strumenti urbanistici a livello provinciale, a livello regionale o anche di settore, come per esempio la costa marchigiana. Poi abbiamo la quinta unità operativa ed è l'edilizia. L'edilizia è l'ufficio che rilascia i permessi di costruire, quindi uno deve ampliare, strutturare o fare qualcosa a casa propria, ha bisogno di un'autorizzazione comunale o comunque di fare una pratica anche auto-organizzativa, dichiaratoria. E infine, ma non certo per ultima, perché in questa città è molto, ovviamente molto importante, c'è l'unità operativa della tutela ambientale. L'ingegner Badiali, che è sempre qui con me, se ne occupa direttamente e anche con molta conoscenza in materia, e si occupa di tutto quello che è l'ambiente, dal verde, cosa semplice, a cose anche più complesse, come gli inquinamenti dell'aria, gli inquinamenti dell'acqua, e anche lei vi farà vedere dopo nello specifico alcuni documenti che vengono prodotti dai comuni, nello specifico dal suo ufficio, e come si riverberano all'interno della città. Ieri quando decidevamo quali erano gli argomenti che potevano essere attrattivi, dopo vi farà vedere alcuni dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti, che magari non è una tabella colorata che può essere anche bella da vedersi, però contiene dei dati che forse il cittadino che vuole entrare in quel settore dell'amministrazione trasparente può andare a pescare, vedere come è cambiata negli anni, vedere quanti sono i chili di plastica o le tonnellate di carta che vengono ovviamente differenziate dai cittadini. Tutti questi dati ora sono reperibili nel sito istituzionale, vi è il sito dell'amministrazione trasparente. Centriamo. Vedete qui alcune di queste righe, ognuna di quali contiene un argomento specifico e non sono nomi che ci siamo inventati, ma è proprio la legge, il decreto del 2013 che si chiama 33, aggiornato poi successivamente dal governo, e ognuno di questi contiene quello che si vuole andare a cercare. Per cui dopo di me l'architetto Mariccioni vi farà vedere nella parte relativa alla pianificazione del governo del territorio, che è questa qui, vi farà vedere quali atti potete andare a cercare, quali atti potete andare a visionare. Idem, ancora un minuto mi serve.
Idem per quello che dirà invece l'ingegnere Badiali per la parte ambientale, che anche quella, no? Pensate anche a tutte le problematiche sugli sversamenti che vengono poi, i cui dati sono reperibili anche nel settore della trasparenza. L'idea generale poi, volevo dire, che uno dei migliori modi per andare sempre di più verso la trasparenza e verso l'anticorruzione per le pubbliche amministrazioni, nonché per cercare anche di risparmiare sempre di più sul personale che cala contrariamente alle competenze che aumentano, che i comuni vengono delegati sempre di più, soprattutto negli enti sovraordinati, è una forte digitalizzazione. Cioè è impossibile pensare a governare una pubblica amministrazione se non si investe fortemente sulla digitalizzazione. Vi faccio un esempio, l'aveva accennato velocemente il segretario, negli ultimi anni siamo arrivati ad aprire lo sportello online del SUAP. SUAP è l'acronimo dello sportello unico dell'attività produttiva. Adesso, ovvero un'impresa vuole aprire, entra in un portale che è disponibile sul sito, mette dentro i dati e inoltre la pratica al comune. Dal 1 gennaio abbiamo aperto, dopo un periodo di sperimentazione, anche quello dell'edilizia. Pertanto questo vuol dire che direttamente dallo studio dell'ingegner Landi, che vengono giù nel pubblico, o di altri tecnici, si potrà inoltrare direttamente il progetto digitalizzato al comune. E in quel caso i protocolli, i tempi, sono tutti monitorati, sono tutti censiti, quando dall'istruttore passa al responsabile dell'ufficio, passa al dirigente che firma. Per cui l'informatizzazione lascia traccia su tutto, su tutti i passaggi. Pertanto è un percorso che auspico, è difficile perché ci sono degli investimenti da fare sui software, sugli hardware e sulle risorse umane che ovviamente necessitano sempre di maggiore conoscenza. È un percorso secondo me ineludibile, va fatto, va portato avanti e assolutamente credo che sia il futuro. Voi che siete giovani, siete abituati a mandare messaggi a due telefoni in contemporanea, ormai sono sicuro che non potrete che apprezzare che nel futuro anche le pubbliche amministrazioni diventino sempre più tecnologiche e più informatizzate. Per fare degli esempi specifici del tema della trasparenza, adesso mi aiuterà l'architetto Marincioni, che nel gruppo, nel sottogruppo pianificazione governo del territorio, ci farà vedere di quelli che sono stati e gli atti urbanistici pianificatori più importanti, più rilevanti del comune di Falconara degli ultimi tempi, dove andare e cosa cercare per vedere gli atti della pubblica amministrazione con essere. Responsabile dell'ufficio urbanistica, pianificazione territoriale e cartografia del comune. Ora io vorrei soltanto un attimo descrivervi qual è l'attività che dobbiamo fare come unità operativa nell'ambito del concetto della trasparenza. Partiamo quindi dal decreto legislativo 33 che nel 2013 ha dato delle precise indicazioni e ha detto che le pubbliche amministrazioni pubblicano tutti gli atti di governo del territorio, quindi per il comune di Falconara significa che il comune di Falconara come comune ha la competenza a pubblicare il piano regolatore, i piani particolareggiati e le varianti a questi strumenti urbanistici, mentre i piani di rango superiore ovviamente sono pubblicati a cura delle altre amministrazioni, la provincia del territorio. Ma la cosa più interessante, più nuova e più veramente rivoluzionaria è che lo stesso articolo 39 dice che non solo devono essere pubblicati tutti gli atti di pianificazione, ma tutta la documentazione che concorre alla formazione di quello strumento. Questa è una rivoluzione perché ci voleva, diciamo, questo decreto legislativo 33 per stabilire in sostanza che la materia della pianificazione del territorio, quindi degli strumenti urbanistici che sostanzialmente attribuiscono dei valori al territorio, alle aree, fosse una materia ad alto tasso produttivo. Questa è la novità, è la cosa importante.
Esattamente, e quindi dare la possibilità al cittadino di monitorare, di controllare quali sono le mosse, i passaggi che le pubbliche amministrazioni fanno per arrivare a definire in sostanza il valore del territorio, questa è un'arma, diciamo, uno strumento fondamentale che la legge ha voluto mettere in capo appunto alla comunità amministrata. Ora noi facciamo la prova, io mi metto dalla parte del cittadino, sto a casa, ho aperto internet, ho aperto il portale del comune di Falconara Marittima e sono entrata in amministrazione trasparente. E quindi vado a vedere la specifica sezione pianificazione e governo del territorio. Dentro questa sezione abbiamo l'articolo 39 del decreto legislativo, appunto, che vi ho appena detto, che si divide in due parti: gli atti di governo approvati o adottati e tutta la documentazione. Allora, il comma 1 sono gli strumenti o adottati o approvati. Il comma 2 invece, che appunto è quello che ha secondo me un rilievo maggiore in un certo senso, lo troviamo un po' più giù, eccolo qua, articolo 39, comma 2. Adesso, solo a titolo di esempio, perché il tempo è poco, pensavamo di farvi vedere appunto la storia, diciamo così, di uno strumento che probabilmente molti di voi conoscono, perché riguarda la variante al piano regolatore per l'individuazione del centro storico, una parte del centro città, rispetto alla quale sono state fatte diverse iniziative di partecipazione con i cittadini. Questo argomento è il numero 15 di questo elenco. Voi vedete, no? Ognuno è una variante o è un inizio di variante. La numero 15 è questa, variante al PRG riconoscimento del centro storico del centro città. Quindi se andiamo qua dentro, noi vediamo che rispetto a questo argomento, suddiviso per anni, c'è tutta la lista delle attività che il comune ha fatto. Quindi se uno dovesse capire, insomma, come ha camminato l'amministrazione per arrivare ad adottare poi questo strumento, perché poi vedremo che questo è stato già adottato dal Consiglio Comunale, quindi lo ritroviamo anche nel comma 1 l'atto, andiamo per esempio ad aprire, non so, il primo documento, che è una delibera di giunta comunale della fine del 2014, perché è di dicembre. Questa delibera è l'atto di indirizzo, cioè è l'inizio del percorso. Nell'ambito della pianificazione territoriale la competenza è squisitamente, diciamo, politica, la scelta di dare un primato, no? Al territorio, non è tanto tecnica, è politica. Quindi il primo atto è la descrizione della volontà dell'amministrazione di fare una cosa sul territorio, e questo si traduce in un atto amministrativo di giunta o di consiglio che si chiama atto di indirizzo. Se noi andassimo ora a leggere dentro questa delibera, troveremmo tutte le scelte che l'amministrazione vuole fare per questa parte per il centro città. Ci dice alcune cose, e queste cose i tecnici le assumono come punto di riferimento, come obiettivo da raggiungere poi nella costruzione dello strumento. Chiudiamo questo documento e andiamo a vedere per esempio altre cose, altri passaggi interessanti di questo percorso. Ecco, ad un certo punto, non lo so, nel 2016 viene stabilito che per un buon risultato, insomma, dell'iniziativa, che è abbastanza complicata, occorre ricorrere ad un incarico professionale esterno, e quindi vediamo noi qui una determina dirigenziale che dice che per la progettazione di questa variante del piano regolatore si dà l'incarico del servizio di progettazione ad un professionista esterno attraverso un sistema di evidenza pubblica. Quindi anche in questo caso uno può verificare come si è comportata l'amministrazione. Poi dopo ci sono tutti i vari passaggi successivi, la commissione giudicatrice, le varie offerte pervenute, i risultati verbali, c'è tutto. C'è anche
anche poi pubblicata in questa parte tutta l'attività di partecipazione pubblica, quindi tutti i laboratori, i forum, anche questi, per esempio apriamo, io vado anche un po' così, ad esempio a Sport, non è che li apro tutti, sennò mi tengo qua un'eternità, ecco, questo magari lo riconoscerete pure, è stato un volantino con il quale è stata pubblicizzata un'iniziativa pubblica per spiegare i contenuti di questo piano. Per farla breve, adesso io vi farei vedere soltanto l'ultimo passaggio di questo argomento, e cioè questo, è questo qui. Con questo documento, consegne elaborate in variante, io lo apro, con questo documento il professionista incaricato di redigere la variante, dopo aver fatto tutta l'attività di partecipazione, dopo aver fatto anche una proposta preliminare rispetto alla quale la giunta si è espressa, qui si trova tutto, consegna gli elaborati finali. E quindi a questo punto è possibile andare ad adottare questa variante, per cui se usciamo da qui e andiamo nel comma 1 di questo articolo 39, dove la legge dice che dobbiamo pubblicare gli atti di governo del territorio, quindi torniamo su comma 1, andiamo, e l'argomento è il numero 22, andiamo a vedere. Eccolo qua, andiamo qui dentro e vediamo che con delibera del Consiglio Comunale numero 105 del 28 dicembre 2017 è stato adottato. Quindi questo è l'atto adottato dal momento, da questo momento scattano le misure di salvaguardia. Quindi diciamo che è la conclusione di una prima fase della costruzione di questa variante. Ora, un altro esempio, non so se c'è tempo, altrimenti no, mi fermo qui. Mentre si accomoda l'ingegnere Bariali per la parte ambientale, posso fare una riflessione? Sì. Non è solo l'architetto, in generale tutti coloro che si occupano di queste cose, perché come vedete dal volume di dati non è un'attività che si fa random, che si fa in 30 minuti del giorno, è un'attività che intanto va verificata con la norma. La norma nasce nel 2013 e non sempre è stata chiarissima su dire cosa va pubblicato e cosa non va pubblicato, lascia comunque anche possibili interpretazioni. Ma dopo aver deciso cosa si pubblica, anche tutta questa attività è comunque un'attività poco conto. Adesso avete visto una piccola casella che era quella della pianificazione del territorio, si è andata ad aprire tutte quelle caselle di tutta la trasparenza, adesso c'è l'ambiente, ma dopo ce ne saranno altre di altri settori o anche altri settori che non ci sono oggi. Vedete la quantità enorme di dati che vengono pubblicati e che sono disponibili ovviamente al pubblico. Buonasera, Giovanna Bariali, responsabile dell'ufficio tutela ambientale, sportello unico attività produttivo, demanio e verde pubblico. Vi farò vedere un paio di esempi di informazioni ambientali. Un articolo del decreto 33 prevede proprio la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni ambientali, per cui noi implementiamo insomma questa pagina anno per anno, mese per mese, con alcuni dati. Ne scegliamo alcuni che magari possono essere così un pochino interessanti per tutti. Qui c'è il collegamento al sito dell'ARPAM, dal quale è possibile scaricare, fruibile a tutti giorno per giorno, tutti i dati sulla qualità dell'aria che sono registrati dalle centraline. In particolare, che qui tutti possono accedere, noi anche su richiesta insomma delle commissioni consiliari estrapoliamo il dato delle polveri sottili, perché è quello che negli anni passati,
fino al 2015, più che altro ha presentato alcune criticità, non solo a Falconara, ma poi a tutti i comuni costieri, in base anche alla stagionalità, eccetera. Quindi, ad esempio, prendiamo la centralina di Falconara Scuola, che è quella di tipo industriale, tutto l'anno 2017, se volete, potete accedere e visualizzare l'andamento di tutte le concentrazioni che sono state misurate. Adesso qui vedete tutti i giorni, i mesi, e per ogni giorno la concentrazione. In fondo, sì, grazie, sì. Nelle righe finali potete vedere anche i riepiloghi, i numeri di superamento sono stati in tutto l'anno 19 a fronte di un numero di superamenti consentiti dalla norma di 35, quindi l'anno non è stato critico dal punto di vista delle polveri sottili. E analoga tabella viene fatta per l'altra centralina che misura le polveri sottili, che è quella di Falconara Alta, che vabbè, nello specifico ha dato 16 superamenti, ma la tabella è la stessa. Un'altra cosa che è, diciamo, un argomento importante e vissuto da parte dei cittadini riguarda la qualità delle acque di balneazione durante l'estate. Quindi qui potete trovare, e troverete poi per il 2018, ma ancora siamo in anticipo, insomma, rispetto alla stagione, potete trovare le ordinanze che regolamentano la balneazione, che vengono fatte ogni anno su input di un atto regionale che classifica le acque in base a tutti i risultati storici dei prelievi e delle analisi fatte da ARPA. Quindi i singoli comuni devono, ad inizio stagione, individuare le aree di balneazione e disciplinarle. Quello che può essere più interessante è quella parte grafica in cui vedete che in corrispondenza del territorio le acque sono suddivise in, chiamiamoli, rettangoli, ognuno identificato con una sigla, all'interno dei quali ARPA ogni 15 giorni fa i prelievi. E i risultati di questi prelievi poi li pubblichiamo ugualmente sempre in questa sezione. Ne vedete tanti, dove vedete dati sono i risultati dei campionamenti routinari, quindi quelli che l'ARPA fa ogni 15 giorni. Gli altri esiti analitici sono quelli che facciamo fare ogni volta che purtroppo c'è un sversamento legato alla presenza degli sfornatori. Quindi qui potete visualizzare tutti gli esiti analitici, prendo uno, il primo insomma che abbiamo, e fortunatamente insomma sono sempre risultati tutti conformi alla normativa, anche dove vedete quella scritta rossa non idonea, in realtà l'analisi andava bene, ecco, quell'area è permanentemente chiusa alla balneazione in quanto quella è corrispondenza della foce del fiume Sino, pertanto rimane sempre, sempre chiusa. Sì, con questo negozio. Il divieto viene messo precauzionalmente, queste sono le analisi per la riapertura. No, c'è lo sversamento e quindi precauzionalmente non possiamo fare il bagno. No, l'analisi viene fatta per riaprirla, quindi riapriamo quando l'analisi va bene. sì. Questo è agosto, è uno dei dati di analisi di agosto perché ne abbiamo più di una e bisogna guardare questa semplicità, insomma, la colonna della conformità, poi ovviamente si possono con calma guardare tutte, però tutti quei rettangoli che abbiamo visto nell'ordinanza in celeste vengono campionati e i risultati sono tutti conformi, quindi possiamo tranquillamente riaprire le acque alla balneazione. Esatto, questo è. E insomma lo spirito ovviamente è che tutti i cittadini possano vedere i risultati che vengono pubblicati non appena ci arriviamo, insomma. Grazie a voi.